Buongiorno, ben risvegliati e ben ritrovati, carissimi amici all'ascolto. Sono grato al Signore di poter trascorrere questo tempo ogni mattina insieme a voi. Oggi, venerdì 6 maggio, anche stamattina vogliamo cibarci di quel cibo che non si consumerà mai, ovvero della parola di Dio. E la meditazione di stamattina, tratta dal meraviglioso tesoro del Vangelo, si intitola Cuori fertili. Siamo sempre in Marco, al capitolo 4. Stamattina vedremo il versetto 20. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e l'accolgono e fruttano il 30, 60 e il 100 per uno. Alcuni uditori dell'Evangelo hanno un cuore paragonabile al terreno fertile. Questi sono coloro che accettano la verità di Cristo nel profondo del loro animo, credono ad essa incondizionatamente e vi obbediscono senza alcuna riserva. Queste persone mostreranno i frutti di quella verità, esibendo una condotta uniforme e coerente, risultati chiari e tangibili. Odieranno il peccato in maniera viscerale e proveranno un autentico dispiacere per ogni trasgressione. Da loro Cristo sarà amato con trasporto, con creduto, con seguito, ma soprattutto sarà ubbidito. La santità troverà conferma in un'esistenza all'insegna della pazienza, dell'umiltà e dell'amore. Mostreranno effetti visibili. L'opera dello Spirito Santo in loro non può rimanere nascosta. Una professione di fede esteriore e l'uso formale degli ordinamenti della parola di Dio non possono alimentare la speranza in un giudizio favorevole da parte del Signore, né tantomeno l'aspettativa di godere di una pace eterna e di una profonda comunione con Lui. In ogni espressione della vita e nell'intimo del cuore deve risultare evidente il frutto dello Spirito. Soltanto coloro che porteranno questo frutto saranno accolti alla destra di Cristo nel giorno della sua apparizione. Ci saranno sempre uditori fruttiferi ovunque l'Evangelo è predicato fedelmente. Il loro numero può essere modesto rispetto al mondo che li circonda. La loro esperienza e raccolto individuale può differire di molto. Alcuni potranno esibire pochi frutti, altri invece una messe generosa. La quantità potrà variare, ma il frutto sarà sempre il medesimo. Ci sarà sempre l'evidenza del pentimento, una fede concreta e una reale santità di vita. Senza queste cose non c'è religione che salva, carissimi amici. Lasciamo questa parabola portando con noi il profondo sentimento della responsabilità che grava su tutti gli uditori dell'Evangelo. Quattro sono le modalità secondo cui possiamo prestare ascolto, ma soltanto una di queste è quella corretta. Tre sono i tipi di ascoltatori le cui anime sono in gravi pericolo, l'abbiamo visto nei giorni scorsi. Ora sappiamo che solo un gruppo di uditori risulta approvato agli occhi di Dio. Sei certo di appartenere a questo? Che il Signore ti possa aiutare in quella che potrebbe essere la decisione più importante della tua vita. Amen.